È partita la nuova stagione della Vibonese ed è una partenza all'insegna del cambiamento. Dopo l'era Orlandi, il cambio della panchina, ora affidata a Giacomo Modica, rappresenta una svolta anche in termini di filosofia di gioco. Idee chiare, concetti diretti, l'allievo prediletto di Zeman, ieri pomeriggio ha guidato il primo allenamento con il gruppo e subito dopo si è presentato in sala stampa dove ha ricevuto il saluto di decine di tifosi e si è presentato chiarendo immediatamente quello che è il suo progetto di calcio una sfida una sfida affascinante dove mi colloco in una società che ha fatto molto bene che ne parlano tutti molto bene, quindi c'è un cambio tra virgolette non dico generazionale, ma di impostazione su quello che sarà poi la stagione nostra e di conseguenza sono sono venuto qua perché c'è stata la volontà forte da parte del direttore tecnico, di Beccaria, di Lo Schiavo e non ultimo il presidente Caffo, quindi queste sono cose che lusingano per uno che fa l'allenatore. Alcune parole chiave già se le abbiamo sentite, impegno, eh, sacrificio, fare gruppo. Penso che sia l'ingrediente più importante perché senza tutto ciò non possiamo neanche trasferire quello che dovrebbe essere la nostra stagione. Se così non fosse vorrà dire che non ci sarà mai un'anima in questa squadra, quindi noi dobbiamo essere bravi a cercare di costruire quello che sarà il proseguo della nostra stagione con, con grande dedizione, con grande passione, con grande voglia di voler dare tutto se stessi rispettando le regole. Altre due definizioni che sono caratteristiche. Calcio spumeggiante, far divertire il pubblico. Beh, chiaro, è, è, è l'intendimento mio: cercare di poter dare soddisfazione attraverso un gioco. Quindi dobbiamo lavorare per questo: perché è fondamentale avere l'opportunità di, di sapere di essere gratificato per tutto ciò che propone durante la settimana. È una squadra work in progress che ha bisogno ancora di innesti e di, anche di valutazione su chi eh, è il caso che resti oppure eh, vada via. Sì. Abbiamo bisogno di valutare qualche elemento, abbiamo bisogno che questa rosa venga ampliata e aggiustata con dei tasselli che in questo momento sono mancanti, però io ho piena fiducia perché la società è presente, la società ha voglia, quindi non ha solo messo dentro solo ragazzini, ci sono anche quegli esperti e qualcuno che se n'è andato deve essere sostituito. La sua storia si caratterizza con quella che è la scuola Zeiman e quella che sarà confermata anche qui alla Vibonese? Zeiman è uno che nel calcio ha dato, non ha tolto, quindi per me è una filosofia, è stato un grande onore poterci lavorare accanto ed essere un suo amico. Sono stato prima giocatore, poi ho lavorato con lui da, da, da tecnico anche se da collaboratore ehm, ed è un, un calcio che mi ha regalato sempre grande soddisfazione, grande gioia a prescindere tutto questo, poi ci sono pure i 25 anni miei da giocatore, quindi cioè, Zeman ha, ha dato un'impronta alla mia vita fondamentale, ma io ho fatto pure qualcosa nel calcio da solo. Quindi.